E tra i settori, come detto, che più saranno nuovamente colpiti da questa stretta nei 20 comuni pugliesi ci sono sicuramente i ristoratori. Dopo la firma dell'ordinanza, di fatto arrivano immediate le proteste. Siamo allora a Barletta con Michele Straniero proprio per ascoltare alcune delle ragioni dei ristoratori. A te, Michele. Sì, buonasera Stefano, buonasera a tutti i telespettatori. Siamo di fronte al Palazzo di Città di Barletta, dove è in corso una protesta pacifica, ma vi posso assicurare di ristoratori molto arrabbiati, molto amareggiati per quanto sta accadendo nelle ultime ore, da quando è stata emanata l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, con cui dispone a partire da domani il ritorno in zona arancione di 20 città pugliesi, di cui 4 dell'Abat, Barletta, Andria, Bisceglie e Spinazzola. Che cosa succede? Succede che il settore della ristorazione viene nuovamente pesantemente penalizzato, perché ieri la Puglia era tornata in zona gialla, dando la possibilità ai ristoratori di tornare a lavorare servendo ai tavoli, seppur solo sino alle ore 18. Oggi, con il ritorno in zona arancione, tutta questa preparazione che c'era per ritornare a lavorare, quindi richiamare in servizio i dipendenti, l'approvvigionamento della merce, tutta questa preparazione rischia di andare in fumo. Domani era il giorno dell'Immacolata, c'erano già state tante prenotazioni. Quali sono i danni alla categoria? Lo chiediamo direttamente a loro, ai ristoratori. Buonasera. I danni sono principalmente economici e anche psicologici, perché eravamo pronti per partire, ci siamo impegnati nel organizzare tutto, prendere prenotazioni, comprare materiale deperibile, e sapere dalla sera alla mattina di non lavorare più, questa cosa ci ha fatto veramente arrabbiare. E non capisco perché questa differenza, questa discrepanza tra Trani e Barletta, o Margherita e Barletta, per quello che abbiamo capito, abbiamo saputo. Quindi magari le nostre prenotazioni si faranno, passeranno su Andria, su Trani e su Margherita. E i ragazzi, abbiamo chiamato i ragazzi per venire a lavorare, abbiamo comprato il materiale, ripeto, l'organizzazione, tutto di fretta, di corsa, poche ore di sonno per organizzare tutto, e questa è stata la batosta che ci ha fatto arrabbiare da questo punto di vista. Poi non lo so, stasera sono veramente indignato per quello che è successo, e non è giusto, non si gioca così sulla pelle delle persone, non è giusto. Ecco, che danni state registrando alle vostre attività dopo l'ordinanza del Presidente Emiliano? Buonasera a tutti. Allora, noi oggi l'abbiamo acquistato prime materie come il pesce, frutto di mare, perché ovviamente domani è Immacolata, molta gente l'ha prenotato nei nostri ristoranti per venire a mangiare, per un po' svagare, e noi da mezz'ora sappiamo che non dobbiamo aprire più. Domani dobbiamo buttare tutta merce, e purtroppo per un'altra volta dobbiamo sempre rimettere noi. Cioè, è un gioco che sembra una presa per in giro, no, non è umano, non è umano per noi e per nessuno. Ecco, una delegazione dei ristoratori è stata ricevuta dal sindaco Cannito, che ha espresso solidarietà a tutti gli operatori del settore. La speranza è di riuscire a emanare un'ordinanza che possa permettere loro di lavorare almeno per la giornata di domani. Si sta parlando anche di questo, magari vi daremo aggiornamento per le prossime edizioni del telegiornale, sui nostri canali social, sui risultati a cui porterà questa riunione. A voi la linea. Perfetto, grazie mille ovviamente a Michele Straniero. Noi...